Benvenuti ad Artemide, tradizioni di caccia nelle Marche. Benvenuti a questa seconda edizione che vi porterà ancora una volta alla scoperta del mondo venatorio, ma anche alla scoperta dei paesaggi, della cultura e dell'arte marchigiana. Oggi siamo venuti nel Montefeltro per parlarvi di caccia alla palomba e per scoprire tante bellezze artistiche e culturali. Per cominciare siamo venuti a Casilina di Auditore per mostrarvi un museo davvero particolare. Una linea difensiva creata dall'esercito tedesco nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, che tagliava in due l'Italia passando dal Mar Tirreno alla costa adriatica. Questa era la linea gotica. Una linea che ha attraversato anche le Marche nella provincia di Pesaro e Urbino, disseminando ovunque bunker, campi minati e ostacoli di ogni tipo, per impedire l'avanzata delle colonne corazzate dell'esercito alleato. Dopo la caduta del fascismo, la fuga del re in meridione, i tedeschi invadono l'Italia, si impadroniscono di tutto quello che era possibile impadronirsi e qui cominciano, mentre ancora si combatte a Cassino, Napoli, qui si comincia a costruire linea gotica. Qui siamo su quella che era la prima linea della gotica, cioè la sponda sinistra del fiume Foglia. La gotica andava da Pesaro fino a Massa Carrara e come profondità aveva Pesaro Rimini. Qui si sono avuti i primi scontri, diciamo il primo impatto è stato qui, diciamo l'armata inglese attacca le fortificazioni tedesche il 31 agosto del 44. Un confine sul quale battaglie cruente si sono succedute, battaglie che hanno lasciato sul terreno decine di migliaia di vittime in entrambi i due schieramenti contrapposti. Fra il settore adriatico e il settore tirrenico i militari caduti di entrambe le parti sono stati 80.000, più tantissimi dispersi, ma questa è solo una parte della quale si parla molto, ma un po' di meno invece dei civili. Infatti, furono proprio i civili a dover pagare il maggior prezzo in termini di vite umane, a causa di scontri e bombardamenti, ma, anche dopo il termine della guerra, a causa delle micidiali mine anticarro e antiuomo. Per noi fu, diciamo, un periodo orribile, perché qui, diciamo, la sorveglianza tedesca era enorme, e, diciamo, l'occupazione forte, per cui i tedeschi poi si servono per la costruzione della linea gotica di circa 20.000 ex soldati italiani catturati dopo l'8 settembre. Qui sono morte più persone dopo che durante, soprattutto ragazzi. Circa 15-20.000 ragazzi diciamo, recuperati dopo la guerra dall'associazione Dognocchi, e gli famosi mutilatini, e sono quelli che si sono salvati, ma senza gambe, senza braccia. Al ricordo di questo conflitto, ma soprattutto alla memoria di tutte le vittime che ha causato, è dedicato questo museo, che propone un vero e proprio percorso attraverso numerosissimi reperti d'epoca, tra cui spiccano, fra carri armati, divise, armi ed elmetti, tutti rigorosamente originali, due monumenti creati con pezzi di artiglieria e ruote di cingolati, provenienti da mezzi di ogni nazionalità, nel simbolico tentativo di riunire idealmente quanti, in un passato non ancora troppo lontano, sono stati divisi da trincee e barricate. E qui, prima linea, il nostro parco non era altro che un campo minato, con mine anticarro e mine antiuomo, a tonnellate. E sono state la disgrazia di tutta la nostra vallata, perché poi sono morti sia i ragazzi che gli adulti. Un museo, insomma, che attraverso un viaggio nella memoria ha come scopo principale quello di spingere il visitatore alla riflessione, in un itinerario didattico dedicato soprattutto ai più giovani, perché possano comprendere meglio quanto è avvenuto e perché la testimonianza del dolore e della violenza del passato si traduca in una condanna per ogni guerra e nella speranza concreta di un futuro di pace. E
per parlare di caccia, per addentrarci nel mondo dell'arte venatoria, oggi parleremo di caccia alla palomba, una caccia che tradizionalmente vive il suo periodo principale nel mese di ottobre. Ecco, siamo qui con Michele. Ciao Michele. Piacere, Michele. Che ci descriverà un po' che cos'è la caccia alla palomba. Una grande passione, una passione immensa, molto organizzata, una caccia di gruppo che si fa per cacciare il colombaccio nelle boschi e nelle pinete. Una caccia di passione soprattutto. Tantissima passione, una caccia si lavora tutto l'anno per preparare l'appostamento, per preparare il posto, per preparare tutto l'anno. E per addestrare i piccioni soprattutto. E per addestrare i piccioni soprattutto, anche per quelli che ci sono, abbiamo diversi tipi di piccioni, ogni piccione deve fare un particolare gioco per convincere le palombe a venire a buttarsi sulle nostre piante. Ma ne vale la pena di lavorare un anno per curare il bosco, addestrare i piccioni, per poi cacciare solo una piccola parte dell'anno? Le passioni non si possono misurare come se vale la pena. Non vale mai la pena con le passioni, però sono passioni e basta. Non si dorme e si aspetta la mattina per poter arrivare qui nel bosco, dove è un'altra gioia. E poi c'è anche un altro aspetto, che è quello dell'amicizia che lega i cacciatori. È una caccia di compagnia, qua siamo sempre noi almeno 10 persone, si caccia, si mangia, si ride, si scherza insieme e si caccia. E allora adesso andiamo a vedere come si caccia. Senz'altro, vieni. E allora adesso, per vedere come funziona una battuta di caccia al colombaccio o alla palomba, andiamo a vedere cosa succede sopra gli appostamenti. Venite con me. E dopo una bella arrampicata, eccoci arrivati sul capanno. E così, da appostamenti che arrivano ad essere alti fino a 15 metri sulle cime degli alberi, si comincia ad attendere l'arrivo delle palombe. Da qui parte la battuta di caccia, siamo sul capanno centrale. Bene, come funziona la caccia al colombaccio? Allora, la caccia al colombaccio funziona in maniera organizzata, è una serie di capanni in un appostamento. L'appostamento centrale è questo qua, dove ci sono tutti i piccioni, gli zimbelli, tutto il posto di comando. Ecco, a cosa servono i piccioni in questo caso? I piccioni servono, una volta avvistate le palombe, ci si copre tutti dentro i capanni, ci si nasconde, partono i piccioni, cominciano a girare intorno al capanno i volantini. E poi, appena tornano i volantini, se le palombe, così noi diciamo in gergo, degnano, quindi curano al gioco, incominciamo a usare gli zimbelli che sono tutti sopra le piante, intorno al capanno centrale, all'appostamento, cercando di attirarle al centro dell'appostamento. Però poi la gran parte della giornata passa in attesa. La gran parte della giornata passa in attesa, con tanta tanta pazienza, che le palombe sono così, e il passo, la migratoria non è prevedibile, ecco. Quindi, per cui un giorno tante e un giorno poche. Adesso interrompiamo per un momento i discorsi riguardanti l'arte venatoria, in particolare la caccia alle palombe, per dedicare uno spazio ad una piccola rubrica legata alla caccia e all'ambiente.
Oggi parliamo di biodiversità. Tutti sanno che il 2010 è l'anno internazionale della biodiversità. Con questo termine noi intendiamo l'insieme delle popolazioni animali e vegetali che popolano il nostro pianeta. L'importanza della biodiversità e della sua tutela è fondamentale e, anche se sembra abbastanza scontato, così non è. L'intento fondamentale deve essere quello del mantenimento e anzi del potenziamento della ricettività da parte dell'ambiente per tutte quelle specie animali e vegetali che sono tipiche dell'ambiente stesso. Quindi dovremmo evitare di intromettere specie alloctone, vale a dire non originariamente presenti in quei territori, e invece salvaguardare quelle esistenti per consentire loro di progredire in armonia. Ecco, questa battuta oggi è finita, ma cogliamo l'occasione di questa presenza per fare un po' un commento su come sta andando oggi la caccia al colombaccio. La caccia al colombaccio, che è un'attività tradizionale delle Marche, dell'Umbria, oggi si è estesa un po' a tutta Italia, perché è una specie che è in forte espansione, non soffre di problemi di conservazione ed è assolutamente interessante dal punto di vista venatorio, anche perché è uno dei pochi animali rimasti veramente selvatici in modo assolutamente integrale. La ragione e la funzione del Club Italiano del Colombaccio è quella di ricondurre questa caccia a delle regole, a delle tecniche che sono patrimonio culturale delle Marche e dell'Umbria. Anche perché si tratta di una caccia che affonda le sue radici assolutamente nei tempi. Sì, assolutamente nei tempi. Ci sono degli editti del 1600 che regolavano appunto questa pratica venatoria nell'Umbria e nelle Marche, ed era assolutamente favorita perché era di grande interesse anche economico per la popolazione dell'epoca. Chi l'ha sperimentata questo tipo di pratica venatoria, ma non solo venatoria, perché c'erano nelle cacce delle palombe che erano fatte di arte venatoria, ma anche di convivialità che si mescolava con queste situazioni in maniera molto, molto efficace, perché venivano fuori delle giornate assolutamente irripetibili. Io ho dei ricordi che credo non sarebbe stato possibile avere in nessun'altra parte. Quindi di questo io sono, come dire, convinto che si debba cercare il recupero. Il tutto passa ovviamente attraverso anche le normative. È necessario che ci siano norme che consentano una pratica venatoria che possa guardare soprattutto alla bellezza delle situazioni e non nel semplice colpo di fucile che è riduttivo ed è veramente squalificato. E allora, visto che abbiamo parlato di un'arte venatoria che è veramente arte, vogliamo spostarci per farvi vedere un altro tipo di arte. Vogliamo spostarci nel Montefeltro, ci spostiamo a Pietrarubbia, dove conosceremo questo comune con tutte le sue interessanti opere.